Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, il mio canale YouTube in cui parlo in maniera molto semplice di domotica e in particolare di Open Hub. Io sono Marco e oggi vediamo i passi per l'installazione di Open Hub su un sistema operativo Linux standard basato sulla distribuzione Debian. Nel video precedente abbiamo visto come installare OpenAbian, quindi il sistema operativo customizzato per Open Hub, direttamente su Raspberry tramite la scrittura dell'immagine sulla SD. Oggi invece partiremo da un sistema operativo standard installato sempre su Raspberry per comodità, quindi utilizzeremo Raspberry Pi OS, che è un sistema operativo basato su Debian. Quindi partiremo da questo sistema operativo ed eseguiremo gli step per installare, utilizzando il gestore dei pacchetti apt, Open Hub sul Raspberry. La procedura che seguiremo è applicabile anche in maniera totalmente identica a un altro sistema tipo un PC o un server su cui è installato una distribuzione Debian di Linux, perché fondamentalmente è identico. L'unica differenza è il tipo di l'architettura del processore del Raspberry, però sarà il gestore dei pacchetti apt che sarà in grado di scaricare la versione corretta. Quindi adesso vedremo velocemente l'installazione del Raspberry Pi OS sul Raspberry, quindi del sistema operativo standard del Raspberry, e poi andremo ad effettuare i passi per installare Open Hub. Ok, passiamo allora alla schermata PC e andiamo ad installare il sistema operativo sul Raspberry. Eccoci qua sulla home page del Raspberry, raspberrypi.com. Dobbiamo andare su software e poi abbiamo due modalità per l'installazione del sistema operativo su Raspberry. La prima è usare un software per Windows, cioè in teoria per qualunque sistema operativo comunque che gira appunto sul PC e che permette di scegliere il dispositivo, il sistema operativo e la schedina SD, in modo tale che poi faccia tutto lui e prepari la schedina SD senza fare altro, praticamente in automatico. Altrimenti possiamo fare nella modalità standard, che è più o meno come quella che abbiamo visto per OpenAbian, e cioè scaricare il file immagine e poi usare un software per installarla sull'SD card. In entrambi i casi poi si prende la SD, si mette nel Raspberry e la si lascia andare. Allora, io lo farei, visto che non l'ho mai fatto, proverei a farlo con il Raspberry Pi Major. Sono curioso di vedere come funziona. Quindi andiamo a fare il download per Windows e poi lo installiamo e lo lanciamo. Eccolo qua pronto dopo averlo installato e lanciato. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è scegliere il dispositivo. Io ho un Raspberry Pi 3. Scelgo il sistema operativo. Lui qua mi fa vedere Raspberry Pi OS Legacy 32-bit, ma questo qua secondo me è la versione, sì, Desktop Environment, quindi la versione che ha anche l'interfaccia grafica. Io invece andrei a installare la versione Lite, che non ha l'ambiente desktop, così è molto più leggera. Quindi seleziono questo, 32-bit, per lo stesso discorso che abbiamo fatto l'altra volta. La scheda SD la devo ancora inserire, quindi utilizzo di nuovo quella dell'altra volta. Devo staccare di nuovo il mouse perché non ho più porte. Scegliamo la scheda, eccola qui, la nostra da 64 giga. Avanti. Vediamo un po' che impostazioni mi fa settare. Anche qua si possono settare le informazioni sul wifi. Vabbè, in questo caso magari l'attacco col cavo di rete, così proviamo anche l'altra modalità. Non metterei nulla, tanto dobbiamo fare solo una prova. Abilitiamo l'SSH ovviamente. Ok, salva. Mettiamo la password Marco1234. Salviamo e andiamo avanti. Adesso lasciamolo fare e poi vediamo un po' cosa succede, metteremo l'SD nel Raspberry. Ok, siamo arrivati alla fine della scrittura dell'SD, adesso la possiamo togliere e la andiamo a mettere nel Raspberry. Raspberry dell'altra volta. Colleghiamo la corrente e colleghiamo il cavo di rete.
E adesso proviamo a vedere se arriva in rete. Questo è l'1.5. E aspettiamo che arrivi in rete. Ah, c'è stato un momento in cui arriva, eccolo qua, ok, è tornato, adesso risponde, probabilmente sta facendo il setup e quindi ogni tanto arriva, ogni tanto sparisce. Proviamo a vedere se nel browser fa qualcosa, direi di no. Proviamo a vedere se in SSH riusciamo a entrare. Marco 892.5. Sembra di sì. Ok, quindi abbiamo installato il sistema operativo e adesso siamo pronti per installare OpenHAB. Ricordati che tutti i video di questa serie li puoi trovare sul mio canale YouTube nella playlist OpenHAB in pillole. Quindi se non sei ancora iscritto al canale ti invito a iscriverti se ti piace questa tipologia di contenuti. Quindi andiamo sulla documentazione di OpenHAB, quindi download, scegliamo Raspberry Stable. E andiamo a prendere l'opzione 2, install the apt package. Ok, la prima cosa che ci viene detta è di installare la Java 17. Quindi apriamo questo link, andiamo a cercare la Java 17 per l'architettura ARM 32 bit. Clicchiamo su download e per comodità io mi copio il direct link, lascio perdere la finestra di download, così me lo scarico direttamente nel Raspberry. Quindi entriamo nel Raspberry e facciamo un wget e l'url. In questo modo lo scarichiamo direttamente nel Raspberry. Intanto andiamo a vedere le istruzioni di installazione. Vabbè, la verifica del checksum possiamo anche skipparla. Poi dobbiamo estrarre il contenuto del tar.gz col comando tar-xzwf. Aspettiamo che qua finisca di scaricare. Ok, magari mi sposto, faccio una cartella Java, sposto il pacchetto dentro la mia cartella e poi lancio tar-xzwf il package. Aspettate, ci spostiamo nella cartella tar-zxwf il package. Ok, praticamente è tutto fatto così l'installazione. Adesso io ho questo nome di cartella un po' complicato, magari faccio che fare spostare tutto ciò che c'è dentro quella cartella in questa cartella corrente e poi la rimuovo. No. Ok, rimuoviamo anche il tar.cz, siamo a posto. Quindi a questo punto dentro /bin/java-version abbiamo la nostra Java 17. Ok, allora praticamente facendo questo comando di export noi facciamo in modo che il comando Java lo possiamo eseguire da qualunque cartella. Quindi export pat uguale, facciamo così, ci copiamo il percorso, facciamo export pat uguale il mio percorso bin $pat. Vediamo se è vero, mi sposto nella home, se scrivo java-version funziona. Ok, quindi in questo modo dovremmo aver installato la Java 17, che è un prerequisito di OpenHAB 4. Torniamo sulla nostra documentazione e adesso dobbiamo andare avanti con l'installazione, quindi aggiungiamo la chiave per il repository, quindi praticamente una chiave di sicurezza che mi permette di scaricare i pacchetti dal repository di OpenHAB. Quindi copiamo queste istruzioni. Poi aggiungiamo il vero e proprio repository
dei pacchetti OpenHub. A sto punto facciamo l'update dei repository e l'install di OpenHub con questo comando. Questo è il comando che effettivamente installa OpenHub. Vediamo se parte, poi lo lasciamo andare. Ok, nel frattempo che lui scarica e tutto, niente, noi chiudiamo e ci vediamo poi alla fine dell'installazione. Intanto in teoria non dovrebbe esserci null'altro da fare. Ok, abbiamo finito l'installazione, mi dice però che non mi ha trovato la Java. Probabilmente era così funziona, ma perché io ho fatto l'export del path, ma in teoria quella cosa lavora solo all'interno della stessa sessione. Quindi quello che posso fare adesso è mettere un link all'eseguibile Java in una cartella in cui Linux lo rende disponibile a tutti. Quindi quello che vado a fare adesso è la creazione di un link simbolico che punta a dove ho installato la Java, quindi all'eseguibile Java, e il link lo creiamo nella user local bin Java. Scusate, sudo. In questo modo Java è disponibile a tutte le sessioni. Per fare la prova possiamo uscire e rientrare. Ok, vediamo se adesso va. Va benissimo. Ok, quindi a questo punto possiamo gestire OpenHub come un servizio Linux e ce lo dovremmo avere a disposizione con il system CTL. Ok, in questo caso mi dice che il servizio è disable, quindi non parte in automatico all'avvio del Raspberry e non è attivo. Quindi la prima cosa da fare è abilitarlo all'avvio automatico. Scusate, devo sempre usare sudo perché devo essere amministratore. E poi a questo punto possiamo avviarlo. Aspetta, andiamo a vedere, perché probabilmente c'è da fare ancora. Ah, c'è ancora il passaggio dell'installazione degli add-on, ma che in teoria lo facciamo fare direttamente ad OpenHub in base agli add-on che installiamo. Quindi a questo punto possiamo lanciare il nostro servizio con systemctl start OpenHub, e che testa dura che sono, sudo. Vediamo un po' lo status. Ok, è attivo. Guardiamo solo il log se effettivamente sta facendo qualcosa, perché di solito il primo avvio è abbastanza lento perché deve crearsi tutta la struttura delle cartelle, eccetera, il database interno, tutte quelle cose lì. Ok, sta iniziando a venire su qualcosa, quindi possiamo provare a vedere se l'interfaccia web è già salita. Il solito URL del Raspberry, porta 8080. Ed eccoci qua sulla pagina di prima configurazione. Praticamente siamo arrivati allo stesso punto di dove eravamo arrivati l'altro video con OpenAbian, con l'installazione di OpenAbian. Direi quindi che possiamo fermarci qui. E appunto, l'unica nota è che noi abbiamo fatto questi step di installazione nella versione di OpenAbian, quindi abbiamo installato OpenHub su OpenAbian. La stessa cosa si può fare, totalmente identica, per installare OpenHub utilizzando il gestore di pacchetti apt su un'installazione Linux standard. L'importante è che sia basata su una distribuzione Debian oppure derivate di Debian. Ok, grazie a tutti per essere arrivati fin qui e ci vediamo poi al prossimo video con un'ulteriore tipologia di installazione. Ciao a tutti.